Ragazze, benvenute su Makeup Land. Allora, oggi ho pensato di realizzare questo video, questo total look, dove vi faccio vedere un po' che cosa faccio ai miei capelli e al trucco quando devo andare ad una festa. In particolar modo stasera avrò una festa di laurea della mia migliore amica che si è laureata stamattina, a cui mando un bacione grandissimo, sono davvero troppo contenta, ti faccio i miei carissimi auguri. E siccome stasera ha fatto una festa, quindi festeggiamo insomma tutti quanti insieme, volevo realizzare insieme a voi il trucco e vi faccio vedere un po' come aggiusto i capelli, perché molte ragazze mi hanno chiesto come faccio i ricci, quindi quelle non ricci, quelle onde un po' morbide che mi avete visto su in qualche video. Niente, io comincio, ovviamente cominciamo, vi faccio vedere un po' tutto quello che faccio e comincio prima di tutto applicando una base viso, quindi una crema. Io uso questa di Anthos e il burro cacao. Ok, ora passo ai capelli, intanto quindi che la crema si asciughi e che il burro cacao faccia effetto, quindi faccia morbidire un po' le labbra, passo ai capelli. Io uso un metodo per farli venire mossi, però siccome devono stare un po' in posa, applicheremo questo metodo e dopo ci truccheremo, faremo lo smalto, faremo tutte le nostre cosine e poi fine di tutto scioglieremo i capelli. Prima di tutto vado a spazzolarli, quindi con una semplicissima spazzola tolgo tutti quanti i nodi che si creano inevitabilmente, soprattutto per chi ha i capelli non lunghissimi, come insomma i lunghi ancora di più, ma io non ce l'ho molto lunghi, però ce l'ho abbastanza lunghi e si creano sempre i nodi, quindi vado a spazzolare per bene i capelli. Che bagno un po' la spazzola, vedete, per far bagnare un po' i capelli, e vado a spazzolare con la spazzola un po' bagnata per farli inumidire e quindi farli prendere questa forma che desideriamo avere. A questo punto prendiamo una di queste fasce, io queste le trovo da Clarice, ma comunque le trovate un po' in giro ovunque, se preferite prenderle un po' più larghe per far venire le onde un po' più larghe, altrimenti strette così vanno benissimo, poi dipende dalla quantità di capelli che volete prendere. Allora vado a portare tutti i capelli avanti in questo modo, vedete? Quindi vado a spazzolarli per bene e a portarli tutti avanti. Applico la fascia in questo modo e poi prendo ciocche per ciocca. Ecco, magari fate una riga dove volete che venga e dividete a questo punto le ciocche. Arrivati a questo punto dividiamo le nostre ciocche e cerchiamo di arrotolarle all'interno della fascia, vedete, in questo modo dividiamo per bene e arrotoliamo all'interno della fascia proprio per poter creare le nostre onde. Possiamo prendere anche un po' più di capelli e inserirli all'interno. Se magari poi non dovessero più starci dentro, prendete un ferretto, uno di quelli neri magari, questi qui, e cercate di agganciare i capelli al ferretto, in questo modo. Continuo per tutti gli altri capelli. Dovrebbe essere su per giù il risultato, vedete che è un metodo molto semplice, anche se non siete molto precise, e come al solito se non riuscite a tenerli su, cercate di farli stare su con un ferrettino. Comunque, questo dovrebbe essere più o meno il risultato. Ok, dopo aver completato l'acconciatura di capelli, no scherzo, dopo aver fatto questa specie di pettinatura modi anni 30, comunque facciamo la base per il nostro trucco. Abbiamo applicato anche lo smalto. Io applico questo che è il BB Cream di Sobioetic ed è la texture diciamo leggera, quindi questa qua la applico nella tonalità 02, ne metto un po' qui sopra, vado a prelevarlo col pennello e vado a picchiettarlo
Anche se in questo momento questo fondotinta è un po' troppo chiaro per il mio incarnato perché sono abbronzata, però ne vado a stendere giusto un velo, giusto per dare un po' di coprenza e uniformare leggermente la base. Non voglio appesantire la mia base, ma voglio comunque che sia bella uniforme, visto che dovrò fare scatti fotografici, cioè dovrò fare fotografie, quindi non voglio che sia non uniforme, voglio una base comunque abbastanza perfetta. Ne applico un altro po' e vado a stenderlo in questo modo. Ok, dopo aver fatto la nostra base passo a correggere le occhiaie. Uso dapprima un correttore un po' più lanciato e uso questo di LA Girl ed è il Pro Concealer nella tonalità Creamy Beige, e questo, come potete vedere, è un po' più aranciato rispetto alla mia carnagione, quindi va a coprire perfettamente le occhiaie. Quindi mi farà da base, vado prima a tamponarlo per mischiarlo al fondotinta. Maledetti capelli! Poi vado col Fit Me di Maybelline a coprire le occhiaie, quindi vado proprio qui e a cercare di illuminare questa zona e sul naso. Vado a tamponare. Poi utilizzo un altro correttore sempre per illuminare la zona, questa zona, quindi non più le occhiaie, ma questa zona al di sotto, e vado con l'Instant Anti-Age di Maybelline, che mi piace tantissimo come illuminante per questa zona, non tanto come correttore perché è davvero leggerissimo come correttore, però mi piace illuminare tutta questa zona in questo modo, e anche vado a tamponare con lo stesso pennello con il quale ho applicato il fondotinta. Vedete che dà un bel effetto illuminante, davvero davvero molto bello secondo me. Vado anche qui. E qui mi sto sbagliando. Poi, siccome non voglio applicare la cipria perché rende un po' tutto pesante, poi è troppo bianca e non voglio appesantire ulteriormente, vado ad applicare il fondotinta minerale. Di questo ve ne ho già parlato nell'altro video e vado a metterlo con un pennello di questo genere. Quindi vado a versare un po' di fondotinta sul coperchio e poi vado a inzuppare il pennello all'interno e vado a dare sia un po' di colorito al mio viso, visto che il fondotinta era un po' più bianco, e poi va a fissare il fondotinta che abbiamo messo in liquido, quindi mi fa anche un po' da cipria. Quindi vado prima in questa zona che voglio scurire ovviamente per scaricare un po' di prodotto. Non mi dimentico del collo. Anche dei capelli. E vado a applicare il fondotinta minerale, che penso che sia una salvezza in estate, almeno per me lo è. Perché appunto tutti i giorni, quando non voglio appesantire la mia pelle, uso sempre lui. Cioè, in questo video lo sto usando sempre lui, a dire la verità. Però siccome stasera ci sono le fotografie e c'è una serata un po' più importante, ho applicato anche una base in crema
sotto, perché come sapete il fondotinta minerale è davvero poco coprente, quindi per avere una coprenza in più ho applicato il fondotinta normale, che poi è una BB cream, quindi è leggerissima anche lei. Vado ad applicarla un po' qui dove abbiamo applicato il correttore e vado a metterlo anche sulla fronte. Poi passo le sopracciglia perché non sopporto più vederle così e uso la Brow Divine di Nabla come al solito. Ormai lo sapete, ma è quella mia preferita per le sopracciglia, non riesco a trovare un prodotto migliore di questo, e vado a definirle, quindi cerco di dargli una forma un po' più decente. Allora, dopo aver completato le sopracciglia vado a prendere questo ombretto, questo creme shadow di Nabla, e uso la tonalità Dandy. Lo vado a prelevare con un pennello da sfumatura e uso questo qui, e questo è un ombretto in crema, però ci andrò a fare da base e lo andremo a mettere leggermente nella piega per il nostro trucco. Quindi parto dalla piega e vado a metterlo su tutta la base, soprattutto all'inizio. Poi, sempre con lo stesso pennello, vado a prendere Buck dalla Naked e vado un po' al di sopra di Dandy, quindi vado a fare soltanto la piega e insisto bene qui, che voglio un effetto più smoky, quindi insisto bene in questa zona. Poi dalla palettina Puro Bio, che ho letteralmente distrutto, vado a prendere questo nero. Mi è caduta e si è frammentata tutta, cerco di tenere intatta questa ultima soldina, e vado ad applicarlo alla fine dell'occhio, quindi vado proprio a intensificare questa parte e cerco di portarlo verso l'interno e nella piega. Poi con l'altro lato del pennello, questo è quello della Naked, quello che è uscito all'interno della Naked, vado a sfumare e a cercare di portare sopra il colore, quindi cercare di allungare un po' l'occhio. Vado a sfumare con tutti gli altri ombretti. Poi prendo una matita nera e vado a tracciare una riga non molto precisa, perché poi andremo a sfumare, per dare un po' di definizione all'occhio, e faccio una riga per portare all'insù anche questa parte. Vado poi all'interno della riga superiore e vado con un pennellino tipo questi da labbra, molto molto piccolo, a sfumare il tratto di matita e a cercare di portarlo sempre in su nella parte esterna, vedete? Sempre con Buck vado a prenderne un po' con questo pennellino d'eyeliner e vado ad applicarne un po' al di sotto per unire quello sopra con quello sotto. Ora vado a prendere Chemical Bond di Nabla con un pennello abbastanza compatto e vado a tamponare qui sopra. Vado poi di nuovo ad intensificare la riga che va a delineare il nostro occhio e vado ad intensificare un po' anche questa parte, sia con la matita, e poi prendo sempre il nero e cerco di sfumarlo con Chemical Bond. Poi vado a applicare la matita nera anche all'attaccatura delle ciglia inferiori senza andare all'interno. E poi con un cotofioc vado a pulire la parte interna che non voglio che sia colorata, quindi vado a pulirla. Mascara, ovviamente il mio preferito, questo è il The Colossal Volume di Maybelline, tanto mascara ovviamente. Allora vado a scaldare
scaldare ulteriormente il mio viso con questa tela, questa è la Sun Club di Essence, che non mi è piaciuta per niente, proprio per niente. Non ho mai fatto buchi a nessuna terra in vita mia, ma questa mi piace davvero tanto. Comunque vado a scaldare leggermente il mio incarnato, ok, seppure rotta tra l'altro, e vado a scaldare un po' il mio incarnato perché mi rendo conto che il fondotinta mi sbianca tanto, perché appunto sono abbronzata e i fondotinta sono troppo chiari per me adesso. Quindi vado a scaldare l'incarnato. Ora vado a prendere la Bahama Mama di The Balm e vado a fare un leggerissimo contouring. Prendo questo pennello angolato e vado a fare un leggero contouring. Sono molto tenta con questa tela perché è molto 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 scrivente, quindi ci vado molto attenta e vado a scolpire il viso. E ho comprato questo pennello ultimamente dai cinesi quando ho fatto il video vlog e mi piace davvero tantissimo, è morbidissimo e si stende davvero molto bene la terra. È ottimo perché diffonde tantissimo il colore e non fa macchia. Ok, ora vado a prendere Emoticon di Nevi Cosmetics, che è questo blush sul rosa che mi piace tantissimo, e vado ad applicarne un po' giusto sulle guance. E adoro questo blush, mi piace tantissimo il colore, l'effetto che dà, è matte, quindi poi possiamo applicarci l'illuminante. E con lo stesso pennello vado a prendere Baby Glow di Nabla, che sapete che adoro, mi piace tantissimo come illuminante. Vado a metterlo sugli zigomi, sul naso, sull'arco di Cupido. Alla fine ho optato per ho applicato praticamente delle ciglia finte soltanto nella parte esterna e qualche ciuffetto qui di Essence. Vado a fare una seconda passata di mascara, ma questa volta uso il Miss Manga Punky perché penso che sia un attimino più adatto ad unire le ciglia naturali con quelle finte, perché appunto non ha questo scuolino con tanti puntini che potrebbero con tante setoline che potrebbero staccare le ciglia finte. Quindi vado soltanto all'attaccatura per farle aderire tutte quante insieme. Come rossetto invece ho applicato lui. Se avete visto uno dei miei ultimi video sapete che lo adoro, mi è piaciuto tantissimo, ed è MIF di Mulac, lo adoro, vedete si sta benissimo secondo me su questo trucco perché rimane molto 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 naturale. Dopo aver completato il trucco andiamo a sciogliere i nostri belicci e facendo molta attenzione vado a togliere tutte le mollettine che abbiamo messo prima. E intanto, come potete vedere, è fatto sera, quindi non so, quindi devo praticamente tra un po' andare, quindi sciolgo tutto, cerco di smuoverli per aprirli e per fare in modo di non strappare tutto. Allora, questo è il risultato, ovviamente dobbiamo scioglierli per bene, aggiustarli un po' con le mani, insomma, renderli il più carino possibile. E guarda un attimino. E possiamo spruzzare un po' di lacca sui ricci per fare in modo che non vadano via a fine serata. Vado a smuoverli e a spruzzare un po' di là. Ok ragazze, spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, che vi abbia dato qualche piccolo spunto, e volevo ringraziare per questo video tantissimo mia cugina che è venuta a trovarmi dalla Toscana, e la ringrazio tantissimo perché mi ha aiutato lei con tutte le varie riprese. Ve la volevo presentare perché l'ho truccata e l'ho preparata io, e lei è Jenny. Io l'adoro troppo, le volevo troppo fare questa sorpresa, volevo salutarla. E niente, noi vi mandiamo un bacio, vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!